Era inevitabile visto il periodo, ma quanti sono? Qualche minuto fa, da quando sto registrando, sono arrivate delle notizie riguardo alcuni rimandi, alcuni per dire perché sono tantissimi, alcuni rimandi riguardo i prodotti Disney, e sono veramente tantissimi. Ovviamente credo che questi rimandi siano solo da imputare allo sciopero degli sceneggiatori e dei registi, che comunque quello si è concluso in America, quindi non dico che sarà sicuramente così, ma molto probabile ne arriveranno altri dopo di questi, anche da altre case di produzione come Warner, Sony, speriamo non Spider-Man Beyond Spider-Verse, anche perché quello dovrebbe essere già pronto. Questo sarà un video abbastanza corto, solo per vedere le nuove date e le vecchie date di questi film che dovevano uscire, che usciranno comunque ma con qualche mese e qualche anno per alcuni di ritardo. Come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis a scelta. Qui ci sono alcuni dei design che potete trovare sul sito, tra t-shirt, poster, calze, zaini, chi più ne ha più ne metta, c'è davvero tantissima roba. Ma iniziamo questa lista con una piccola gioia in tutte queste disgrazie, tra virgolette, perché Deadpool 3, che sarebbe dovuto uscire il 4 novembre 2024, arriverà il 3 maggio 2024, quindi questo è l'unico film di questa lista che è stato anticipato. Ed essendo Deadpool 3, beh, sono abbastanza felice, almeno questo possiamo dirlo. Avengers The Kang Dynasty, che sarebbe dovuto uscire il 2 maggio 2025, arriverà il 1 maggio 2026, quindi a un anno meno un giorno dall'uscita originale. The Kang Dynasty ha preso il posto di Secret Wars, quindi l'1 maggio 2026, e questo uscirà il 7 maggio 2027. Fantastici 4 sarebbe dovuto uscire il 14 febbraio 2025, arriverà il 2 maggio 2025, almeno questo è stato spostato di poco. Captain America Brave New World, ovvero il quarto capitolo, sarebbe dovuto uscire il 3 maggio 2024, invece ora prenderà il posto di Thunderbolts il 26 luglio 2024, e Thunderbolts dal 26 luglio 2024 passerà al 20 dicembre 2024. Blade, film che è stato rimandato in lungo e largo e sarà secondo me rimandato ancora dopo quest'altro rimando, dal 6 settembre 2024 al 14 febbraio 2025. Questi erano i prodotti Marvel, adesso parliamo dei prodotti Star Wars, che finalmente hanno una data. Ovviamente non abbiamo ancora titoli associati a date, nonostante ci siano già i titoli, e a questo punto abbiamo anche le date, però non possiamo sapere l'ordine delle uscite. C'è il film su Rey, sul nuovo ordine Jedi, c'è il film che chiuderà il Mandoverse, c'è poi il film ambientato millenni prima della saga originale. Ma c'è una cosa che mi stupisce, ma iniziamo appunto con la prima data: dicembre 2025, un film di Star Wars. 22 maggio 2026, un altro film di Star Wars, ovviamente non sappiamo quale sarà. E poi il 18 maggio 2026, quindi nel 2026 arriveranno ben due film di Star Wars, ed è forse la prima volta, almeno dal periodo di gestione Disney. Se volete sapere un po' la mia a livello di speculazioni, quindi nulla di confermato, quello in uscita a dicembre 2025 sarà quello che chiuderà il Mandoverse, mentre poi nel 2026, per quanto mi riguarda, si concentreranno di più sui due estremi, quindi l'estremo del passato con il film sul primo Jedi in assoluto e il nuovo ordine Jedi, quindi l'estremo del futuro, dove ancora non ci siamo spinti con la saga di Star Wars. Quindi magari a maggio arriverà il film sul primo Jedi, mentre a dicembre, che è un po' più solita, standard come data per le uscite degli episodi, sempre se sarà episodio 10, ma penso di sì a questo punto, visto che la protagonista dovrebbe essere ancora Rey con il nuovo ordine Jedi, quindi magari il 18 dicembre potrebbe arrivare il nuovo film su Rey, episodio 10 forse. Altro film che riceve una data, questa volta non Star Wars, non Marvel, ma Disney, non Disney Animation, semplicemente Disney, il remake live action di Oceania, che era già stato annunciato da The Rock qualche mese fa. The Rock tornerà come Maui, mentre Auli Cravalo farà solo da produttrice, non tornerà nel ruolo di Moana o Vaiana in italiano, e abbiamo una data per questo film, ovvero 27 giugno 2025. Adesso però passiamo agli ultimi tre rimandi che mi hanno lasciato davvero sbigottito. Avatar 3, che dal 20 dicembre 2024 passa a dicembre 2025, quindi un anno di distanza. Avatar 4, che dal 18 dicembre 2025 passa al dicembre 2029. E infine Avatar 5, quello che dovrebbe concludere la saga di Avatar. Poi James Cameron ha parlato di altri film possibilmente, ma non so quanto sia vera quella dichiarazione, o quantomeno fondata, perché James Cameron l'ha detto realmente, ma non so se veramente si spingerà oltre. Avatar 5, a cui era stata riservata la data del 20 dicembre 2028, e già siamo ad anni ed anni da adesso solo per la data che aveva prima, passerà al dicembre 2031. Quindi ufficialmente Avatar, al posto di finire nel 2028, finirà nel 2031. Siamo passati all'altra decina negli anni, ed è
strano. Ma ragazzi, fatemi sapere quale di questi rimandi vi è dispiaciuto di più, se siete felici per Deadpool 3. C'è anche Armor Wars, che dal 2 maggio passa a non avere una data, quindi o hanno cancellato il prodotto in generale, mi dispiacerebbe un casino per Don Cheadle, che stava in qualche modo avendo il suo film, anche se poi avevano già spostato l'occhio di bue su in generale l'armatura, le armature di la tecnologia di Stark, non solo su War Machine. Ma comunque fatemi sapere cosa ne pensate di questi rimandi. Io vi ricordo ancora una volta che in questo periodo arriveranno molti meno video, probabilmente arriverà la recensione di Flash il 15, perché andrò a vederlo, e poi non lo so, gli Elemental, forse qualche recensione quella, ma in questo momento sono impegnato a studiare, quindi è questa la motivazione che vi dico da settimane, da mesi, ma adesso sono proprio nel vivo, quindi ok. E niente, vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao! Stavo provando a farlo il più veloce possibile e non ci stavo riuscendo.